Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qui a rispondere alle vostre domande e alle vostre curiosità su di noi. Rispondiamo a qualche domanda che ci avete inviato su Instagram. Ok, allora partiamo dalla prima. Sì, di dove sei? Mi fa ridere il tuo accento. Il tuo però, sa, non il mio. È il mio. Poi quando dici neve, quella neve, è aperta. Neve, c'è un sacco di neve. Allora, anche se sembriamo di Mestre o di Chioggia, di Venezia, siamo di Adria, che è in provincia di Rovigo, che è in Veneto, quindi siamo due veneti. La distanza da quelle montagne che frequentiamo di solito è più di 2 orette di macchina. Esattamente. Passiamo alla seconda. Poi il nostro amico Leonardo ci scrive sotto: quando un'altra collaborazione insieme? Perché abbiamo già fatto un video insieme. Leonardo Lott, che ha il suo canale YouTube, anche lui come noi, che parla di montagna. Vi metto il link qui sotto. E Leonardo, se ci stai ascoltando... Siamo qui vicino a casa tua perché siamo a Clout e sicuramente lui ieri avrà fatto... nello sci alpinismo proprio qui di fronte. È sempre da queste parti, dai che ci organizziamo molto presto. Siamo sponsor della One Lupino Mamma del cibo. Mettiamo qua degli sponsor che non ci pagano per vedere se ci mandano del cibo. A proposito di cibo, qua Ziggy ci dice: mi fate sempre venire fame, che non è una domanda ma comunque ci fa parlare di qualcosa. Allora, ultimamente abbiamo cambiato un po' le riprese del cibo, perché far vedere che mettiamo su l'acqua, che mettiamo il sale, ah ok adesso bolle, ah ok adesso butto la pasta, diciamo cosa mangiamo e poi facciamo vedere il piatto pronto, perché ora alla fine sono preparazioni semplici, far bollire la pasta non è così elaborato. Elaborato. Cosa ne dite? Meglio così un po' più veloci o volete vedere ogni bollicina d'acqua che bolle? No, io dico riassunto va benissimo, sennò il canale diventa di cucina. Poi ci chiedono: perché non fate più escursioni? Sì, ultimamente stiamo pubblicando pochi video perché... Ne facciamo meno, non ne facciamo più, perché i tempi sono questi. Il lavoro ci impegna. ci impegna un sacco di tempo e abbiamo pochissimo tempo libero. Abbiamo praticamente la possibilità di venire in montagna una volta ogni 15 giorni, solo di domenica. Esatto. E se in quella domenica c'è allerta meteo o pericolo valanghe ovunque, magari salta, magari una domenica uno di noi è ammalato, sì. O ci sono magari delle questioni familiari, insomma private, che non ci danno la possibilità di essere liberi quel giorno, e quindi tra un video e l'altro... passa anche un mese, perché ogni 15 giorni se salta una volta è una volta al mese. Infatti da gennaio ad oggi abbiamo pubblicato più o meno un video ogni mese. Per questo mi allaccio, avevamo pensato di fare dei video di questo tipo, che non spaventatevi, sarebbero in più ai video delle escursioni che facciamo di solito. Ci piacerebbe parlare un po' di qualche argomento di montagna, magari in maniera anche un po' più approfondita. Se ci fate delle domande, scriveteci qua sotto e noi magari elaboriamo e facciamo un videino di discussione. Saremo felici di rispondervi. Secondo la nostra esperienza. Facciamo anche meno escursioni, perché abitando piuttosto lontano dalle prime altitudini è difficile anche improvvisare, quindi cercheremo di venire a abitare più vicino, vero amore? Allora, ci fanno un po' di complimenti, eccetera, bravissimi. Ce l'odiamo. Ma quanto pesa tutta l'attrezzatura che portate per fare i vostri super pranzetti? Allora, quindi un'attrezzatura di un'escursione in giornata? Allora, ci sono varie possibilità, quindi ci portiamo dietro il peso adeguato all'escursione che vogliamo fare, perché la prepariamo prima. Ad esempio, abbiamo fatto ormai un paio d'anni fa l'Alta Via del Granito sugli Agorai e avevamo lo zaino adatto a un'escursione di 3 giorni con cibo in autonomia per tutti i 3 giorni, tenda, eccetera. Abbiamo fatto anche un video che vi linko qua sopra sotto un po' ovunque, che vi facciamo vedere il contenuto del nostro zaino di quel tipo di escursione lì,
e doveva essere più leggera possibile in maniera da poter affrontare l'escursione in sicurezza. Non è il video con la padella dentro? No. Se siete dei nostri super stalker, all'inizio del canale avevamo fatto un video assurdo del nostro zaino di cibo e poi portavamo via le padelle da casa. Era un'escursione corta, ok? Corta. Comunque, ad esempio, per essere un po' più dettagliati, escursioni che facciamo in giornata, in questo caso tutti quelli dell'ultimo periodo, in base all'itinerario che vogliamo fare, ci portiamo via un zaino adeguato. Nel senso, se sappiamo di dover fare sui 1000 metri di dislivello, cerchiamo di avere nello zaino il meno possibile, quindi l'acqua e magari l'antipioggia che dobbiamo sempre avere, e per il cibo magari ci portiamo via un panino già pronto da casa, il famoso panino con la stagnola, che sia leggero, facile da trasportare, ti dà le calorie giuste per fare andata e ritorno e sei a posto. Senza fornellino, senza bombola, senza caffè, senza niente. Se invece la nostra escursione è ad esempio che va verso una casera, verso un bivacchetto che è a 300-400 metri di dislivello da fare. Ho usato detto altitudine o dislivello prima? Prima dicevo sui 1000 metri di dislivello dell'escursione. Hai detto dislivello? Ho detto. Se invece dobbiamo fare quei 3, 4, 5, 600 metri di dislivello e quindi magari è un'escursione un po' più semplice, abbiamo un punto d'appoggio tipo una casera, un bivacco dove c'è magari un tavolo, allora lì non abbiamo bisogno di tante cose, se anche portiamo via un po' più peso non c'è nessun problema e ci possiamo portare via tutto il cibo che abbiamo in mente, fornellino, pentole, che non c'è nessun problema. Per esempio quindi... d'inverno ci portiamo via un termos con già delle bevande calde perché... a meno 4, meno 5, meno 10, il tempo di farsi un tè congeli, quindi intanto bevi qualcosa di caldo già pronto. E soprattutto d'inverno il nostro zaino praticamente è vuoto, cioè partiamo perché abbiamo già i vestiti tutti addosso. Lo zaino ci serve per spogliarci se c'è se viene fuori il sole e non c'è aria, anche d'inverno può fare un po' caldo, quindi magari ti tiri uno strato e lo metti nello zaino, lo usiamo come ripostiglio diciamo i cambi di vestito, ma praticamente è vuoto, quindi dentro c'è solo l'acqua e il cibo. Sì, ma non ti hanno chiesto quanto pesa. Quanto pesa? Allora, zaino vuoto quanto pesa? Il mio quasi 2 kg. È il mio 600 grammi, ecco. Infatti ho un zainetto del Decathlon che è praticamente un sacco quelle bretelle. Ma lì è una scelta anche lì perché io preferisco avere uno zaino che pesa di più, ma molto molto comodo, non si sente neanche, quindi... io sto bene così. Comunque e il peso si va... l'acqua un chilo. Avevamo pesato lo zaino sulla via là del granito, era sugli 11 kg. Però per 3 giorni. Per 3 giorni, invece qua in giornata... sarà 3 kg il mio, 3-4. 3-4, 5-6 al massimo, nel senso che sì. Non c'è tanta cosa. Ma si può fare anche molto meno. Le cose che pesano solitamente sono la tenda, sacco a pelo, eccetera, se fate escursioni di più giorni. Se no i liquidi, se devi cucinare tante cose, tutto lì. A proposito di liquidi, andiamo sull'ultima domanda, che è una domanda, c'è scritto e l'acqua? È una domanda, ok. E l'acqua in che senso? Allora, per l'acqua, solitamente, un attimo che prendo. Silletta. Aspetta. Allora, se vedete che abbiamo queste bottiglie qua di plastica, brutta plastica perché inquina, ma sono le stesse bottiglie che abbiamo da un bel po' di tempo. Eh sì. Nel senso che poi le arriviamo a casa, le laviamo, le asciughiamo bene in maniera che sì, che non facciano le muffe e poi le riutilizziamo la volta successiva. Non vi faccio vedere la marca perché tanto non serve, ma va bene lo stesso. Lasciamo l'etichetta perché altrimenti sapete che fa la colla, no? Fa blè dopo, quindi lasciamo l'etichetta. Quindi sembra nuova ma non lo è. Questa bottiglia d'acqua si attacca perfettamente al filtro dell'acqua che abbiamo, perché nell'escursione, se c'è possibilità che c'è un corso d'acqua, una fonte, eccetera, abbiamo un filtro che ce l'abbiamo anche. Okay. Prendilo. Lo conoscono comunque. Letto. Abbiamo qua il nostro filtro della Sawyer, link in descrizione.
Questo si avvita perfettamente qua, al posto del ciuccetto qua. Quindi noi riempiamo l'acqua da ruscello e beviamo così direttamente. Oppure c'è anche la sua sacca, se mai facciamo l'escursione di più giorni, riempi la sacca e poi la travasi dentro. Ed è in maniera per bere l'acqua in sicurezza sempre. Nel senso che all'inizio, dove c'era la fonte d'acqua, la bevevamo così anche al volo. Fiduciosi. Ma visto che questo non pesa niente, meglio averlo sempre con sé e essere sicuri di... E vi evita dei brutti problemi. Poco simpatici. Questo è per l'acqua come facciamo. Quindi uno può avere anche poca acqua dietro, si sa che c'è un corso d'acqua, qualcosa che controlla in cartina o magari si informa prima, e può bere col filtrino. La cosa più importante sarebbe programmare un po' l'escursione, vedere com'è il territorio, com'è, se si trova, l'acqua, se non si trova. Se non si trova, si va via a carichi come i cammelli. E quindi d'estate io invece di avere solo magari due borracce o anche la sacca idrica dentro lo zaino. Abbiamo selezionato queste domande in maniera di fare un videino veloce, adesso dovrebbe essere 3, 4, 5 minuti, ma non so com'è venuto. Sicuramente sarà venuto di più, ma ritagliamo qualcosa. Diteci cosa ne pensate di questi videini, che sarebbero in più a quelli delle escursioni. Se avete degli argomenti, delle domande particolari, scrivetecelo sotto. Anche cose di cui vi vergognate a chiedere, voi chiedete. Noi rispondiamo. Sì. Ciao a tutti e al prossimo video, escursione. Ciao! Ma Fabio, quante volte fai la cacca durante l'escursione? Tantissime. No, non c'è che sta registrando.